Incontriamo anche Pierpaolo Segneri qui a Piazza Navona, radicale da parecchio tempo, lo conosco da almeno 20 anni penso, e gli chiediamo qual è stato il primo contatto che ha avuto con Marco Pannella e che cosa gli ricorda questa piazza che è stata spesso cornice di iniziative radicali importanti. I ricordi legati a Pannella sono tantissimi e sono tutti allo stesso tempo personali e politici. Quindi quello che si rischia quando si parla di Marco e dei rapporti con Marco è proprio di finire con parlare un po' anche di sé. Oggi è la giornata di Marco Pannella, parlare di lui significa veramente attraversare tante stagioni che abbiamo vissuto insieme. Quello che sento di più proprio il rapporto affettivo, forte, l'amicizia, gli elementi anche più personali legati ai rapporti umani che diventavano con lui politici, e in particolare questa sua attenzione alle parole, all'uso dei vocaboli che mi ha trasmesso, l'ho imparata da lui. Cioè, mi ricordo una volta gli dissi, volevo buttare giù un'idea, scrivere di quella volta quando nel 67-68 insieme a Luigi De Marche ed altri radicali dell'epoca nella giornata di Pasqua a Piazza San Pietro srotolarono uno striscione dicendo che già c'è scritto sì alla pillola, no all'aborto, e quella era la posizione proprio radicale, e fu un'iniziativa che uscì su tutti i giornali, anche in America fece uno scalpore incredibile, poi scapparono tutti defilati da una parte che dall'altra, rincorse dalla polizia, e questa occasione mi fece venire in mente, dice, vorrei scrivere questa storia e intitolarla Il dubbio, la radice del dubbio, la radice del dubbio. E lui dice, non è un titolo radicale. Dice, perché la radice radicale del dubbio? Dice, no, intitola Il dubbio della radice. Insomma, per lui ogni parola doveva essere soppesata, perché il significato e il senso di un vocabolo determinava poi anche il significato della lotta politica che si faceva. Come quando poi negli anni '80 fece la battaglia per la fame nel mondo e lui disse no, sterminio per fame nel mondo, cioè la parola sterminio doveva indicare la gravità della situazione. E i primi contatti l'ho avuti la prima volta a Frosinone. Lui venne, era la primavera del 92, e accompagnava Nino Manfredi e Erminia Manfredi, che Erminia era candidata nelle liste radicali. Io andai a Largo Turiziani a Frosinone per ascoltare in realtà Manfredi. E Pannella l'avevo sentito ogni tanto sporadicamente a Radio Radicale e lo vedevo a Canale 66, no? Quelle TV private che mandavano i comizi di Marco, che erano spettacolari, però non l'avevo mai visto dal vivo. Andai per vedere il vecchio Geppetto, invece mi accorsi che quello che mi colpì di più fu l'altro attore, non Nino ma Marco. E quello fu il primo incontro, poi il percorso umano ci riportò di nuovo ad avvicinarci, mi ricordo per la campagna Emma for President, e in particolare fu proprio Luigi De Marchi che fece sì che questo incontro poi si concretizzasse ancora meglio, facendo una telefonata a Marco, dice ti mando questo ragazzo, questo giovane, e mi misi subito al call center a fare le telefonate appena arrivato, ed è quello il primo proprio incontro vero. E il colpo di fulmine fu appunto a Frosinone, a questo comizio della primavera del 92. Insomma, una persona che ti lascia veramente dentro tutto un mondo, e quindi è un mondo che continuò a portarmi dentro, questo rapporto umano che non finisce con la scomparsa di Marco, ma continua, perché
lui ha saputo ben seminare e credo che i suoi semi fioriranno, quindi grazie Marco. Grazie a Pierpaolo che ha prevenuto anche la mia seconda domanda sul poi, e quindi con questa semina di cui ci ha parlato speriamo che, diciamo, questi germogli frutteranno in futuro. Grazie ancora.